Quindi questo, ci sono due livelli di indice, proponiamo di cercare Caio, che là è sottolineato perché non l'ha riconosciuto l'analizzatore lessicale. Caio, uno dice, è più grande, Caio è più piccolo di casa, e quindi vado al blocco 10. Avessi cercato Domodossola, sarei andato nel secondo. Vado nel blocco che contiene il secondo livello di indice e guardo, abete no è più grande, bici no è più grande, casa no è più piccolo, e quindi vado al blocco 33 e trovo, e questo è il record, vado a puntare al record fisico, no, sì, al record bloccato fisico, sì, che contiene tutti questi record logici. E anche per questo che non possiamo avere uno che è metà di qua e metà di là, perché dobbiamo andare a trovare in quale record fisico sta il nostro dato. Ci sono notevoli problemi, per esempio questo va benissimo in una struttura statica o quasi statica, perché voi avete creato questo sistema. Poniamo adesso che uno voglia aggiungere il termine Caravaggio. C'è una mostra di recente, non mi ricordo dove, ma ho letto che c'è una mostra di Caravaggio. Poi ci devono essere anche gli impressionisti a Rimini, così non posso. Comunque, Caravaggio andrebbe qua in giro, qua. E se non c'è più spazio qua, come facciamo? Allora, questi sistemi, se devono utilizzare, avere un andamento dinamico dei dati, prima cosa lasciano, quando vengono creati, degli spazi di overflow, no, degli spazi di espansione. E poi se non bastano gli spazi di espansione, hanno la possibilità di fare overflow, cioè si punta questo blocco, poi qui in fondo c'è un'indicazione, sono andati in overflow, continuo nell'altro blocco. Questo può fare abbassare le prestazioni, quindi ogni tanto queste strutture vanno riorganizzate per riportare le prestazioni al massimo livello. Va bene, operazione sui file, passiamo velocemente perché l'abbiamo già visto in tutte le salse. Perché c'è apertura e chiusura, ve lo ripeto, perché l'idea di avere un descrittore per accesso ai file serve per concentrare le operazioni, tipo individuazione del file e trovare quali sono i blocchi che compongono i file, controllo dei diritti di accesso al lato dell'apertura, e non doverle ripetere ogni operazione di input output, e anche gestire gli accessi concorrenti. Quando si viene fatta l'apertura, il sistema controlla se ci sono più processi che stanno utilizzando lo stesso file, e alcune cose le fa automaticamente, altre le lascia al programmatore. Consente di mettere in piedi meccanismi di controllo delle contese, di mutua esclusione fra gli accessi per mantenere la coerenza. Directory. Cosa si fa sulla directory? Si apre, si chiude, si legge, si rinomina. Come vedete non si scrive una directory. La directory viene creata automaticamente come effetto collaterale della creazione, cancellazione di file di directory all'interno di essa. A seconda dei vari sistemi, le directory possono essere a livelli single, due livelli. Andiamo a vedere, questa è la tipica struttura d'albero di un sistema Unix. In realtà è un grafo aciclico, perché sapete, esistono i link fisici che consentono a un file di avere più nomi, quindi di risiedere in più directory. Ecco l'esempio di
grafo acidico, in particolare grafo acidico con foglie comuni. Non ci sono maglie interne se non alle foglie, che sono i fagli. Ecco una cosa, ne abbiamo parlato un po' fa per una domanda. La semantica della coerenza, qualcuno mi ha chiesto, tra l'altro mi sono scordato di guardare Rai 10, se mi avete detto di guardare Rai 10, mi è appunto di farlo. Qualcuno mi ha chiesto come funzionavano i meccanismi di cloud, di file system e i problemi, come fanno a funzionare con i dati remoti. Questo dobbiamo, per capire meglio come funzionano, introdurre il discorso della semantica della coerenza. Sapete cos'è la semantica? Il significato, quando parliamo di un linguaggio, cioè alfabeto, sintassi, alfabeto, lessico, sintassi, semantica. Qual è che diciamo che l'accesso a un sistema è coerente? Cosa aspettiamo essere coerente dall'accesso a un sistema? Normalmente, implicitamente, nessuno l'ha mai messo nel piano, ma ci aspettiamo quella che si chiama la semantica della coerenza di tipo immediato. Cosa significa? Se io apro il file A, scrivo ciao, un altro che apre subito dopo l'operazione di write il file A deve leggere ciao che ho scritto. Quindi significa l'operazione ha effetto nel momento in cui faccio l'operazione di entrare. Questo sì, è comodo, consente anche delle applicazioni. E in realtà noi basiamo molti la correttezza dei nostri programmi sul fatto che ci aspettiamo che questo sia il comportamento di un file system. Non è sempre così, anche perché ci sono delle situazioni nelle quali chiedere questo vorrebbe dire ammazzare le performance del file system. Per esempio, quando avete una latenza molto alta fra il processo e il sistema che veramente non ha i dati, allora ci possono essere altri tipi di semantica della coerenza, per esempio la semantica della coerenza delle sessioni. Non lo fa vedere, la semantica della sessione. Questa cosa è venuta in mente e si è scoperto l'implementazione del problema quando hanno fatto il file system che si chiama Andrew File System, AFS. Avete mai visto? Andrew File System è progenitore, se volete, dei meccanismi di cloud. Varie università mettevano, ancora mettono, in comunione dei file system contenenti delle informazioni pubbliche, software. E queste file system venivano montate. Quindi voi, se mettete un file system, dovete fare CS per create e andare a navigare nel file system che abbiamo messo a disposizione aperto. E lavorate come se avessero un vostro file system locale. Tra l'altro è possibile anche, se ne avete diritti, andare a scrivere, a cambiare file e cose di questo genere. Però no, quando l'hanno implementato hanno detto che tentare di dare come latenze geografiche la semantica immediata è un sistema interessante. Quindi di fatto Andrew cosa fa? Quando voi fate l'open del file vi copia, in realtà lo fa in maniera più intelligente, comunque vi copia il file e però le operazioni di modifica che fate sono visibili al resto del mondo nel momento in cui fate la close. Quindi se due, uno da Bologna e uno da non so dove, apriamo quel file, abbiamo diritti di scrittura, in realtà non vediamo la scrittura fatta da uno, quando la fatta da uno con la write, quando l'altro legge, dobbiamo scrittare la cosa. E non sapete quanti programmi cessano di funzionare perché sono stati studiati per l'altra semantica.
Andiamo a vedere adesso dietro le quinte. Finora abbiamo visto, vabbè, la visione utente di un file system è quella di avere dei directory file. Poi c'è la versione sviluppatore, che vede il file system con le varie chiamate, open, open here, quelle che stanno facendo. Adesso andiamo dietro le quinte e guardiamo come si realizza questo meccanismo. Problemi da tenere in considerazione: l'organizzazione di un disco e oggi non solo di un disco, l'allocazione dello spazio, cioè allocazione, cioè dato il file, come decidiamo come sono i pezzi del file in questo enorme array di blocchi che è quello che ci dà la memoria secondaria? Poi dobbiamo anche fare garbage collection, i file vengono cancellati e lo spazio liberato dal file deve essere riutilizzato per un altro file. Come implementiamo le directory e poi vediamo come possiamo ottimizzare le prestazioni. E poi vediamo come fa. Allora, struttura di un disco. Un disco, e questo a questo livello si applica a qualsiasi dispositivo, disco reale, immagine di disco, chiavetta, tutto ciò che ha accesso diretto. Ormai è uno standard, all'inizio del disco c'è il cosiddetto master boot record, che è quella struttura di un blocco che contiene un piccolo programma che può servire, se volete, per attivare il sistema. O meglio, quel piccolo programma che può servire per attivare il programma di attivazione per attivare il sistema, perché ormai i nuovi bootloader non ci stanno più lì. E come vi ho detto, nel passato c'è una sorta di matriosca di programmi sempre più complessi che alla fine fanno partire il vero sistema operativo. Ma nel nostro boot record c'è anche la tabella delle partizioni. Esistono vari modelli, attualmente quello più in uso è quello che abbiamo ereditato da DOS, il famoso QDOS, che hanno tolto la Q e l'hanno fatto diventare DOS, ma QDOS stava per Quick and Dirty Operating System, non stava per Disk Operating System come hanno fatto pensare più tardi. Comunque il concetto è uguale anche per gli altri sistemi di partizionamento. Quella, il master boot record che si usa oggi, tipicamente ha 4 di questi record, quindi in realtà voi potreste fare solo fino a 4 partizioni. Perché? Perché è la solita storia: chi vuoi che un giorno possa volere più di 4 partizioni in un disco, come quell'altro che diceva un megabyte di memoria, ma ce n'è abbastanza per fare di tutto, e quindi hanno messo la memoria video in mezzo al primo megabyte di memoria in fondo dopo il 640k. Ciò ovviamente è falso, e allora una fra queste 4, di solito l'ultima, può essere dichiarata partizione estesa. In realtà a questo livello viene visto come tutto il resto, e poi in realtà qui all'inizio della partizione c'è un nuovo master boot record, e la cosa buffa è che uno dice ne mettiate 4, no, è concatenato, quindi ognuno dice solo io sono qua e successivo lì, il successivo dice non sono solo, c'è anche il successivo, e così via, c'è una sorta di daisy chain per le partizioni successive. Ma questo è solo l'anteprima, no, è solo così per vedere le cose reali. L'idea è che c'è questa, la partition table. Intanto uno ci domanda: e perché partizioni? Ditemelo voi, perché si partiziona un disco? Perché ha partizionato il disco? Avete mai partizionato il disco? Per un volta può essere utile per usare file system diversi, o per non usarli affatto in alcune partizioni. Vediamo se state attenti quando parlo. C'è una partizione che non usa file system. Suo.
In un altro caso ovviamente che sono le stesse che riescono a gestire le partizioni per cavo di loro in un logical system. Database. Perché non vogliono caratteristiche come loro. Oppure uno vuole fare sistemi diversi perché ha caratteristiche diverse. Ma non solo. Ci sono altri tipi. Forse per anticriptare una questione. O non potrebbe criptare. Diciamo che avete delle partizioni usi diverse. Per esempio, volete una partizione molto spesso anche i programmi che fanno backup lavorano molto efficientemente per fare la copia di intere partizioni. Ora, le politiche di backup di una partizione home rispetto a quelle di una partizione root sono completamente diverse. Home dovete avere il backup a ieri, all'ultima ora, dipende che le variazioni nella partizione root non sono, potete farlo più lentamente, ci sono un po' di configurazioni che variano molto più lentamente e la maggior parte delle cose di root sono se usate una distribuzione forse non vi interessa neanche per farlo, perché il computer semplicemente a installare. Quindi andate a buttare tempo se impallate, se rimettete la partizione root, il sistema non riesce neanche a partire. Non è capitato? Allora è bene avere una partizione dei dati dinamici, vaga, quella che contiene gli spunti, che sia attaccata da root, in modo che non si corra mai il rischio che questi dati dinamici vadano a riempire la partizione. Giusto? Poi è ovvio, se è il vostro portatile, nessuno si mette a piangere se una mattina non fa boot, ma se è il sistema di un'azienda, magari avete dei danni. Se non riuscite una mattina a lavorare perché il sistema non riesce a lavorare, non riesce a funzionare. La sicurezza dell'impianto elettrico di casa vostra sarà altissima, ma non ha niente a che fare con la sicurezza di centrali nucleari. No. Allora, struttura di una partizione. Questo è universale, poi andremo a vedere queste cose come si collegano in ogni tipo di file system. Quindi avevamo la struttura di lista, adesso andiamo a vedere dentro la partizione. C'è di nuovo il bootloc. Voi il programma di boot lo potete mettere sul disco o sulla partizione. E tra l'altro qui potreste anche mettere la tabella delle partizioni, come vi ho detto prima. Poi c'è una cosa, questa è la terminologia che usa Unix. In realtà se andate in altri sistemi usano altri termini, ma i concetti sono gli stessi. C'è una parte che si chiama superblocco. Il superblocco è quello che contiene i dati complessivi, i dati dell'intera partizione del file system completo. Poi ci sono strutture dati per la gestione dello spazio libero e per la gestione dello spazio occupato. E questi sono nomi generici, vedremo, arrivo subito. Fra diversi tipi di file system utilizzano informazioni diverse, metodologie diverse per gestire questi. C'è la root directory, ovviamente ci vuole il punto di entrata e poi tutti i dati. Prego. Può essere più specifico su cosa è contenuto del superblock? L'identificativo, l'ampiezza, i puntatori a tutto il resto. Tra l'altro il superblock è un punto molto fragile del file system, perché essendo il punto di accesso a tutte le informazioni, quello che tiene la contabilità di tutto, che tiene i puntatori a tutto il resto, se dovesse rovinarsi questo
avremmo gravi danni, probabilmente non riusciremmo a ricostruire il contenuto. Allora, spesso, qui lo vedete, unico, ma in realtà viene replicato in vari punti del disco in maniera da avere minore impatto possibile in caso di guasto di quella posizione. Vabbè, questo ve l'ho detto mentre parlavo sulla... A mio avviso la memoria secondaria ci dà un array di blocchi. A questo punto dobbiamo capire come sfruttare, come implementare l'associazione dei file. Dobbiamo, il file è composto da vari blocchi, come facciamo a ritrovare i vari blocchi che compongono il file? Allora, un primo modo è l'allocazione contigua. È la locazione più banale, vedete, avete vari file, il primo file sta nei blocchi da 0 a 4, il secondo da 13 a 11, poi da 30 per 3 blocchi e 33 per 3 blocchi. Questo è molto facile come metodo di allocazione, è molto efficiente per l'operazione di seek. E tra l'altro sarete... Sì, nel file, cioè se volete accedere in modalità diretta, è facile, data displacement in file dall'inizio, dato la posizione dove volete leggere lo schermo, è facile calcolare quale blocco volete andare a prendere. Basta dall'inizio del file fare le dovute proporzioni e lo sa dove. Vedremo che in altri meccanismi non è così facile. Tra l'altro aiuta la località, quella di blocchi in realtà su questo è che deve fare sequenza per spostare le testine, quindi se la locazione è contigua tutti i file saranno vicino e quindi è poco probabile che la testina debba saltare da un lato all'altro del disco per recuperare le parti del file. Quali sono gli effetti di questa cosa? Il difetto principale è che è difficile, non si riesce a rendere dinamico. Se noi il terzo file, quello in giallo, vogliamo ampliare, aggiungere un blocco, non possiamo perché subito dopo c'è l'altro. Oppure dovremmo ricopiare in un'altra posizione del disco. Chiedo scusa. E rientrano in gioco tutti i discorsi che abbiamo fatto sulla memoria, quindi non potrei pensare alla compattazione del disco. È da buttare? No, perché talvolta questo non è un problema. Ne sapete che in un caso in cui questo non è un problema? In cui si usa in realtà l'allocazione contigua. C'è un file system che lo usa e lo usiamo spessissimo. Nella ROM non c'è un file system nella ROM. Nella gestione di errori. Mi può dire meglio dove vedo il file system nella gestione degli errori? Vuoi intendere l'interrupt della ROM? File system, cioè directory file nella gestione degli errori del directory file. ISO 9660. ISO 9660 è fatto da mettere su e i collettivi che dopo si leggono solo. Allora posso fare il sopramento di dati e poi si mettono in maniera continua, no? Quindi non c'è problema di aggiungere dati. E tra l'altro devo già ricordare che siccome è a spirale dal centro, non è molto bravo saltare da un lato all'altro del dispositivo, però è bravissimo a andare strettamente. Quindi la maniera giusta è proprio la locazione contigua. Ok? Quindi se ne parla non perché sia un caso di scuola, ma perché esiste veramente.
Allocazione concatenata. Ogni file, ogni blocco del file non contiene solo i dati, ma contiene anche l'indice del blocco successivo. Quindi voi accedete a un file, scusa di nuovo, tra l'altro ho fatto venire al centro banca, ma non neanche letteralmente la cosa, e attraverso il calcolo accedereste a una lista di casa. Andate sul primo cadetto e vedete qual è il primo blocco, magari tiene anche l'ultimo per poterlo aprire in modalità aperta. Voi partite dal primo blocco, quando avete finito il primo blocco andate a vedere quello nel blocco dati l'indice del successivo blocco e lì continuate in questo modo. Facendo così, qui non abbiamo più problemi di estensione del file, perché se dovesse cercare il caso che il file è facendo così, cerchiamo il blocco e ve lo raggiungiamo in fondo. Dove sono i problemi? Sono lettere dalle cose positive che ho detto dalla locazione che continua prima. E qua, in seguito a quello, continue cancellazioni, inserimenti, il file può tenere spazio per tutto il disco e quindi cambiando il spazio praticamente potete dover saltare avanti indietro, quindi non è efficiente da questo punto di vista. Okay. Questa è una idea, ma non è la sola. Cosa succede se voi avete un file di grosse dimensioni e volete accedere in modalità diretta? Cioè voglio accedere al byte 150.000. È pesante, dovete scandire uno dopo l'altro tutti i blocchi finché non arrivate al blocco 150.000, no? Quindi per la locazione sequenziale disponare su un set, ma è ancora gestibile. Però per l'accesso diretto, se fai di grandi dimensioni, diventa un proiettivo. E poi c'è un altro difetto che poco considerano: il blocco ha una lunghezza che ha una potenza di 2. Se voi gli togliete un intero, ottenete una spazio dati per dati per ogni blocco che non è più una potenza di 2, e questo è la tastiera per fare l'applicazione. E tra l'altro, se è piccolo, 510 byte, l'overhead dei contatori può essere ampio. Allora, si può minimizzare l'overhead dove c'è il puntatore. Quindi potete dire, abbiamo il puntatore, intanto tenere il puntatore piccoli. Se teniamo 16 bit per il puntatore, vuol dire che spendiamo solo 2 byte. Ma allora io indeciso 65.000 cose, 65.536 cose, e quindi se ho un disco fino a un disco da 64 mega di verificato, se ho un disco da 64 mega, ogni elemento che è diritto è un mega, quindi per dire hello world devo prendere un mega. Ottima così. Se invece prendete 32 bit avete 4 giga, ok, di puntatori. Dovete decidere come fare, e questo fu un problema notevole. Adesso vediamo perché. L'altra cosa, ecco,
invece di mettere il locke, mettere l'indice sullo locke d'arte, mettere, separare, dire gli indici stanno tutti in un posto e i locke d'arte tutti negli altri. E questo è l'idea di FAT, della Fire Location Table, che è una, dà anche il nome ad un tipo di file. Allora, attenzione che di solito non so perché questa cosa negli esercizi non è chiara. Cos'è la FAT? La FAT è un vettore di interi. Memorizzato su questo. Cosa rappresenta la FAT? Ogni elemento di FAT corrisponde al blocco dati che ha la posizione corrispondente agli elementi. Quindi l'elemento 0 della FAT corrisponde al blocco dati 0, l'elemento 1 al blocco dati 1, l'elemento 2 al blocco dati 2. È come se noi avessimo preso quel puntatore da noi e avessimo tirato fuori. E che cosa c'è dentro l'elemento 0 della FAT? Quello indica il blocco logicamente successivo al blocco 0. Quindi il blocco dati 0 ha come blocco successivo il blocco dati 15, nella FAT nell'elemento 0 c'è scritto 15. Ok? Quindi c'è solo un intero, perché la corrispondenza tra elemento di FAT e blocco dati a cui si riferisce è minus. Quindi ad esempio guardate il file A rappresentato qui sullo schermo in violetto azzurrino. Lì c'è che come primo blocco a 0, ultimo 4. Allora 0, i primi dati si trovano nel blocco 0. Poi come faccio a scoprire qual è il blocco successivo? Vado a leggere la FAT nel blocco 0, dice 3. Quindi quando finisco di leggere il blocco 0, speriamo di voler leggere i dati, vado al blocco 7. Vado al blocco 3, scusate. 1, 2, no, 0, 1, 2, 3. Questo. Quando ho finito di leggere il blocco 3, ho bisogno di sapere il successivo, vado a leggere nella FAT nella posizione 3 che dice 7, quindi il successivo sarà 7. Poi così via, dopo il 7 mi dice il 4, quindi il 3 e il 4, anche se fisicamente sono vicini, non hanno dati continui, non è che questo sia, abbia contenuto immediatamente successivo a questo, perché se c'è scritto nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai, ok, per una sera oscura e così via, è chiaro? Quindi ogni elemento di fatto rappresenta l'indice del blocco dati successivo al blocco dati che ha, che è la posizione della vita. Qual è? Quali sono i benefici di averla fatta? Beneficio numero uno, partiamo dai più banali, il blocco dati torna ad essere molto tempo di due, ma è meno. Beneficio numero due, se la fase non fosse troppo grande, potrei caricarla in memoria, gestire in memoria e poi scaricarla. Ok? Quindi posso accedere ai dati quando, se devo accedere in modalità diretta, poniamo il caso di tutta la fatta in memoria, è vero che devo stabilire una lista, ma non sono n operazioni di imputato, sono n operazioni in memoria che hanno un costo, abbiamo detto tante volte, almeno 5 ore di internet più basso. Ok, però ancora abbiamo dei guai,
Quali sono questi guai? Questi guai sono che ad guardare i dati si appaiono con il testo. Sapete del supporto di memorizzazione uniforme tipo chiaramente flash, quello che disturba poco. Ma sapete un disco no? E i dati vengono sparpagliati sul disco e cominciate per tanto tempo a fare il sit. E qui viene la deformentazione di cui parlava il vostro collega. Quindi queste tipi di file system ogni tanto devono essere ricostruiti in modo da evitare che i file siano sparpagliati dai pezzi dei file per il disco. È il metodo usato da DOS, ancora si usa, le chiavette normalmente, ovviamente sulle chiavette potete fare quello che volete, potete metterle X2, X4, basta ricreare qualsiasi, quando le prendete dal supermercato sono fatte. Okay. Anzi sono di fatto, perché il fatto è cambiato nel tempo, chissà se c'è il lucido, no, ne parliamo dopo, o ne parliamo negli altri lucidi, comunque è cambiato nel tempo, ovviamente all'inizio tutti i server, chi mai quando c'è una dischetta da 140k, chi mai gli utenti che vogliono vedere la carta che aveva memorizzata, quindi all'inizio abbiamo avuto fatto 12, cioè 12 bit per ogni 12, non so neanche quanti siano i blocchi da parte di file, 4096 blocchi dati. Poi no dai, portiamo a 16, fatto 16, 12 perché tra l'altro così in due voci da 16 ce ne stanno 20 da 12, cioè ogni due voci da 16 ho provato a fare, no? 12? No, non ci sta. Poi continuo a vederlo. Abbiamo fatto la libreria FAT, prendendo su la legge FAT su, non so, su Ubuntu, su Debian, scoprite che è stata fatta qua, quindi una volta l'avevo usata bene. E so che sono stati cartini per questa cosa, che ogni più il terzo ne dovevi fare state in tutte, ma che altro per me. Poi vedremo che gli accordi sono stati avviati. Adesso è 32. Se 32, ovviamente non è che potete fare cache di una FAT a 32 bit, perché è diventa grande. E allora si fa caching a pezzi e quindi facendo parte della genetica di fatti. Prego. Ma hai dipendente un simpat di mezzi video se fai nel segnato di partire? Sì. Cioè, dipendente un simpat di volante sulle e quindi dove si fa il maggiore di partire, ma si può andare quarto, perché tecnicamente dovrebbe essere possibile, ma anche a me pare che avrebbe messo su chiavette fatto Windows, non lo so su Windows a prescindere viene fai una due sportiva, faccio prove perché non mi è mai capitato, ci guardo anche questo. Sempre riguardo FAT, su Windows, quando c'è il system FAT, pare che non sia possibile sospendere il sistema operativo. Non lo so, anche questo però, ma io non ho nessun sistema che ha sistema operativo Windows, quindi se mi dite perché su Windows l'esperienza quotidiana so come è fatto, per quello che mi danno a sapere ufficialmente, perché non voglio avere continuamente soggetti a non disclosure tra le mani, vi ho già spiegato perché,
però non lo uso quotidianamente, quindi non esilio, perché vi assicuro che con fatto montato, e questo lo faccio quotidianamente, sosterrete praticamente macchine nero. D'altronde non gliene frega niente, tira giù. Cosa fastidiosa, ecco, su una macchina, ma anche se è X2, X3, X4, se avete un disco esterno montato, fate la sospensione, poi gli togliete il disco e fate ripartire la macchina, se no male. Perché ovviamente aveva tutte le cache, mi è tolto il disco e li trovate con quali si sono ordinati. Ovviamente, come se spegneste la macchina senza aggiornare. Allora, abbiamo visto il... Ops, ho saltato due luci. Abbiamo visto la concatenata. A questo punto uno può dire, ma allora se voglio accedere velocemente ai dati, in modalità diretta, facciamo una locazione indicizzata. Qua a sinistra, ogni file ha sotto un blocco che si chiama blocco indice. E in tutto questo blocco ci sono indici di vari pezzi che compongono il file. Il risultato netto, in qualsiasi punto del file, io voglio arrivare in due, in tutta la rete. Perché leggo il blocco e poi la parte di niente ci vado a blocchiare. Qual è la prima volta? Che abbiamo risolto il problema dell'accesso diretto, ma abbiamo introdotto un nuovo problema, che i file non possono più avere un disco arbitrario prima di riempire il dispositivo. Perché una volta che metto il file che ha il numero di blocchi pari al numero di, chiamiamo il puntatore, massimo, non potete più ampliare file. E quindi è lo stesso, potete sparpagliare i file all'interno del disco, i pezzi dei file. Allora, possibili soluzioni, per esempio, consentire che il blocco indice abbia l'ordine, cioè quando riempite un blocco indice, concatenate un altro blocco indice. Allora, a questo punto avete migliorato la situazione, ma per file molto grossi, scalando il problema, avete accessi più... E questo rallentamento è proporzionale alla lunghezza del file. Quando avete riempito due blocchi indice va un po' più piano, quando ne avete riempito tre va ancora più piano. Proprio per evitare questa crescita monotona, esiste un'altra soluzione, l'indice a multilivello. Voi usate un blocco indice, se non vi sta tutto in un blocco indice, voi fate l'indice degli indici, ok? E quindi mettete un blocco e l'indice degli indici e mettete sotto blocchi, indice. Quindi mettete gli indici indiretti. Qui ad esempio avete il blocco indice che dice che ci sono due indici, uno blocco 1 e uno blocco 2, il blocco 1 dalle prime 4 pagine del file, ponendo che ci siano fino a 4 indici in una pagina, in un blocco, poi avete l'altro blocco indice. Anche qui si degradano un po' le prestazioni, meglio del precedente. Ok, come fa Unix? Questa tecnica, abbiamo già incrociato il termine inode, che è l'elemento che
tiene le informazioni relative a un file, tutto tranne il nome, per la locazione utilizza questa tecnica. Ha un certo numero di puntatori ai blocchi, quindi per i file piccoli basta leggerla in auto e si accede ai blocchi dati. Se non bastano, viene aggiunto il cert'ultimo, è un blocco indiretto, quindi punta al blocco indice che punta ai dati. Il penultimo è doppiamente indicizzato, indice punta all'indice punta ai dati. L'ultimo è tre volte indiretto, quindi indice che punta agli indice che punta agli indice che punta ai dati. Perché Unix decide di usare questa metodologia? Perché nell'uso che si fa tipicamente del file system in ambiente di workstation o in altri Unix, c'è una predominanza di file piccoli e i file grossi sono assoluti per la maggior parte delle volte in modo sequenziale. Allora questo mi dà il massimo della prestazione per i file piccoli, che sono piccoli, perché non si accede direttamente al dato. E per accedere in maniera sequenziale ai file molto grandi basta solo che vi teniate in memoria al massimo tre blocchi. Però esiste la lunghezza massima dei file, che è molto ampia, perché facendo tre volte di audio anche con livelli in più vuol dire che avete aggiunto, andate in maniera esponenziale, perché se in un blocco ci stanno n elementi, ce ne stanno n quadrato e n al cubo, quindi il totale è n al cubo più n al quadrato più n più i primi numero di blocchi, ok? In passato è capitato che questo sia diventato un problema, perché per esempio gli X2 all'inizio non riuscivano ad andare oltre il limite dei 2 giga. Adesso l'hanno risolto, casomai dopo diamo un'occhiata anche all'X4 che ha risolto questo problema. Però ancora uno dice, ma anche questi file system, questi meccanismi di allocazione dopo un po' sparpagliano le cose in giro per il disco. Ci sono delle ottimizzazioni che dopo vediamo. Andiamo a vedere al contrario la gestione dello spazio libero. Un primo modo è quello di tenere una mappa di bit per ogni blocco in memoria, scusate, per ogni blocco su disco viene atteso sempre un bit per vedere se correttamente il blocco è utilizzato libero. Quindi quando si cerca un blocco disponibile basta guardare la mappa di bit. Quindi in una voce di memoria voi memorizzate la 32 bit, poniamo la macchina 32 bit con il blocco da 1k, ogni 32k di disco mi occorre un intero per vedere quali tra quei blocchi sono utilizzati liberi. Perché si usa una mappa di bit? Perché, per esempio, esistono nelle macchine CISC istruzioni assembler, istruzioni di macchina, che consentono di trovare in fretta i bit vuoti, i bit nulli, in una stringa di bit. Tra l'altro, questo, se avete bisogno che sapete che il vostro file avrà bisogno di un certo numero di blocchi, potete andare anche a cercare se c'è uno spazio contiguo di libero, perché lo vedete fisicamente se lo spazio è vicino.
Un altro modo è quello che per esempio della parte. Avete, questo è semplicissimo, spiegarlo è quello che fa. In quanto voi avevate quel vettore per gestire gli elementi non utilizzati, avevate fatto la lista degli elementi liberi. Fatto fa esattamente la stessa cosa. Quindi tiene una, come gli elementi di fatto relativi a spazi non utilizzati sono appesi liberi, possiamo usarli per concatenarli e tenere la lista dei blocchi liberi. Quindi qua tiene sia la locazione del file sia la gestione dello spazio libero sulla stessa struttura dati. Anche qui c'è il problema che non si trovano le aree contigue, perché se anche il blocco vicino è disponibile compaiono nella lista in una posizione arbitraria che dipende quando è stato liberato. E non solo, ma funzionerebbe bene a patto di poter avere tutta la struttura dati in memoria centrale, come abbiamo visto non si può fare e può diventare molto grande. È quello che ho detto, che il processore CIST, vi ricordo che 83.86 il progenitore 85.86, nessuno lo chiama così perché quel 5 l'hanno fatto diventare Pentium, quindi tutti i processori interni sono processori dell'83.86. Motorola 68.020 è un altro processore CIST. Motorola poi non so se lo fa ancora, magari lo fa ancora, ma adesso ha ancora fatto una data di pensione, perché sapete usavano processori vecchissimi, ma siccome era tutto studiato per quei processori cercavano ancora esattamente non era un nuovo modello di processore, perché non avevano la sicurezza a cambiare il modello di processore, perché tutto il modello era da studiare da parte. Poi Motorola adesso punta su PowerPC insieme a IBM, che è RISC. Quindi quello è quello che dicevo, i processori CISC hanno microcodice per trovare i bit liberi e quindi lo fanno relativamente velocemente. Allora, eravamo qua. Potete anche mettere una lista concatenata direttamente con i blocchi dati. Beh, se avete aree dati libere, voi avete i dati che sono eventualmente rimasti come residuo di una precedente memorizzazione sono inutili, quindi potete solo scrivere e mettere il puntatore al blocco successivo e così create una lista degli elementi liberi direttamente sui blocchi stessi. Anche questo ha il problema dell'altra lista, cioè non trovate blocchi contigui e sparpagliate i dati tra tutti i discorsi. Tra questo, in ambienti dove il numero delle strutture è quantità limitata, complesso, vi ripeto una struttura tutte le volte che volete liberare un file.
scriverà in blocco. Ricordatevi che la FAT o completamente o a blocchi è memoria, quindi il numero di strutture che fate anche da parte fatto viene limitato. Un po' di conti. Se avete una partizione da 16 giga, che non è poi tanto ampia, e avete blocchi da 1K, vi serve una mappa di bit di 2 mega di memoria. Se avete 160 giga, avete 20 mega di memoria, se avete 1,6 TB avete 200 mega. Ora una partizione da 1,6 TB si può pensare, ci sono già i dischi da 1,5 TB che vi vendono anche al supermercato, no? Quindi per tenere solo la mappa dei bit di una partizione da 1,5 TB vi va via 200 mega di memoria. È vero che adesso le macchine hanno due corpi, ma non fanno. Se andiamo a fare la FAT con blocchi da un K, partiamo sempre dalla 16 giga, abbiamo bisogno addirittura di 48 mega per 16 giga, 480 per, diciamo, che riempite una memoria da 4 giga completamente per il nostro disco da 1,5 TB. Non è molto pratico, come vi dicevo, che è carico della parte di memoria, perché avete la FAT poi non ve ne dà niente, no? Perché non c'è più spazio per caricare il programma, non è comodo. Allora, un'idea è quella di dire, va, allora facciamo i cluster. È stato molto usato con il cluster, l'idea di fare i cluster. Invece di dire che eseguiamo in K, se già all'inizio faccio dei blocchi logici di 2K, un po' simile al bloccato dei record prima, blocchi logici di 2K, io diminuisco lo spazio di metodo qua, mi mette 4 giga o 2 giga, se poi faccio 4k o 1 giga, o 1k o 1 giga. Dov'è il problema? Un problema che conosciamo già dalla memoria, la frammentazione interna. Per scrivere hello world noi buttiamo tutti i resti. E se guardate nei sistemi FAT abbastanza capito, guardate che veramente l'occupazione di hello world una chiaretta da vari cento, vedo che state portando 16 per 2K, ma d'altronde lo dice ho tanti giga così che mi interessa poco. Questo grafico vi fa vedere al cambiare dell'ampiezza del blocco quanto occupate, da un lato quanto sprecate del disco, l'utilizzazione del disco, dall'altro c'è anche un altro problema, che per leggere lo scrivere hello world alla fine trasferite 3,2K, anche se ne avete anche bisogno solo di un blocco, quindi avete molto più overhead per i trasferimenti. Directory come si fanno? Sono file. Le directory vengono memorizzate come file e all'interno della directory ci deve essere la maniera per associare il nome al meccanismo di allocazione. Quindi se prima abbiamo visto, dato il file, come fare a tenere insieme i vari pezzi del file, ora
vari pezzi del file, i blocchi del file. È un file che ha tanti elementi, tante entry. Dobbiamo dal nome trovare le informazioni della locazione, gli attributi, permessi, tutte le cose accessorie. Scelte implementative. Dove stanno le informazioni? Le informazioni le mettiamo nella directory o le mettiamo altrove? Cioè le mettiamo direttamente nella directory, nome del file e tutte le informazioni relative, comprese quelle della locazione, o nella directory mettiamo nome del file e un puntatore o un'altra struttura che contiene le informazioni della locazione? Fatto decide nel primo modo, il file system unix il numero della volta e tutte le funzioni all'interno. Come le organizziamo? Una lista lineare è comodo, cioè uno semplicemente non fa altro che mettere l'elenco, vuoi dei record, vuoi di queste coppie non ne ho. Però quando le trovate con delle record con migliaia di elementi, poi buttare, vi trovate nei guai perché i tempi di accesso sono molto bassi, sono quelli che vanno linearmente sulla pietra. Noi sappiamo fare di meglio, si possono creare delle hashtag all'interno della direzione rete. In MS, ecco, vedete, MS-DOS ha tutto nella directory, invece Unix ha solo nome e, permettetemi di dire, quella inode è il numero delle node, è proprio un numero. La inode è memorizzata altrove e contiene i dati del file. Questo vi fa vedere, per esempio, perché in FAT non è possibile fare i link in fare un richiesto significa dare due nomi allo stesso file. L'idea stessa di file, infatti, è nell'elemento che gli dà il nome. Quindi il file può avere due nomi. Il nome è attaccato strettamente alla locazione. Invece Unix è possibile perché la struttura fa in modo che due nomi in due directory diverse abbiano lo stesso numero di nomi. A quel punto tutte e due rappresentano lo stesso file. Problema della lunghezza dei nomi. Questo è un problema storico, forse universale, però non è anche semplice. Allora, problema dei nomi. È molto facile poter vedere che tutte le linee hanno la stessa lunghezza. Per esempio, 8 caratteri per il nome più tratta l'estensione. Perché fate il vostro record e fate anche record tutti uguali. Se invece uno vuole chiamare il file con qualcosa che sia un po' più mnemonico di che ne so. Anagrafo tutto qualcosa, ma vuole dire anagrafica dei fornitori, i nomi devono diventare più ampi e mettere tutti i record delle directory con l'ampiezza massima dei nomi significa avere dei record enormi, record che è una struttura astratta. E quindi si potrebbe avere un sacco di spazio. Oppure si mette la lunghezza variabile, ma la struttura dati delle direzioni viene più complessa. E qui ci sono delle cose simpatiche. Allora, questi sono metodi tipici. Questo è abbastanza tipico in Unix, cioè ogni record comprende all'interno anche la lunghezza del record stesso, quindi indica
dov'è niente di tutta sera, e l'ultimo capo della struttura è il nome. Quindi i vari record hanno una variabile nella situazione, si segue l'inizio del successivo, perché è l'inizio del successivo. Oppure un altro modo è tenere tutte le stringhe in fondo. Questo per grosso del record è un po' più difficile, perché si ritrova con i tratti delle stringhe dall'altra parte, bisogna fare il sito avanti e caricare tutta la record prima di poterla decodificare. Lista lineare è semplice da implementare. Tabella di hash può anch'essa diventare inefficiente se ci sono molte collisioni. È più comune la lista lineare. I link, simbolico short link, simbolico è semplicemente un file che rappresenta un path. Un file che rappresenta un path. E il sistema operativo, quando incontra questo file, in realtà opera sul file indicato da quel path. Bisogna stare attenti, e i sistemi operativi devono stare attenti, che è possibile creare dei loop. Io il file A e si può clicca, file B e si può clicca, file A, se io dovessi continuare la risoluzione, e A lo fanno di B, fanno di A, e rimarrebbe a fare un lucro per cercare di risolvere queste cose. Di solito c'è un limite massimo di profondità. Gli hard link. Ecco, qui dice le informazioni relative ai file vengono copiate in entrambe le directory, ma questo è possibile solo se l'informazione è solo il nome. Non potete farlo, oppure è comodissimo, cioè tutte le volte cambiate, proviamo un file che abbia quattro nomi. Aggiungete un byte al file, voi dovreste andare a cambiare l'ampiezza del file di tutti e quattro nomi di directory. Assurdo. Invece se avete il nome che punta alle note e non è condiviso con tutti i nomi, semplicemente cambiate il termine, se viene cambiato. MS-DOS non supporta i hard link, vabbè, questo lo sapete. Viene gestito il numero di count e viene cancellato quando count va a zero. Performance. Come si possono migliorare le performance di un disco? Ci sono vari metodi. Nel controller, ma questo è più un'ottimizzazione di memoria secondaria, c'è il buffer di traccia. Quando andate a comprare un disco, ci saranno dischi che costano di più e di meno per varie caratteristiche. Abbiamo già visto velocità di rotazione, tempi di sync, ma vedete anche questo disco ha una cache da 8 mega a volte, e più ampia la cache più il quanto è il disco. Perché? Perché dischi particolarmente costosi possono, quando arrivano su una traccia, nel tempo di una rotazione caricare in una RAM locale a poco tutti i dati di una traccia. Quindi tutte le operazioni che fate di lettura o di scrittura non hanno dei tempi fisici, ma hanno dei tempi della RAM. Se avete molte letture, per esempio una lettura sequenziale, avete il file system organizzato bene, voi continuate a leggere e scrivere, a leggere sulla traccia, e quindi un tempo memoria, e se avete fatto le scritture in un altro tempo di
fanno più veloce. Poi avete il buffer in una centrale, avete la tabella dei descrittori di file aperti, quindi invece di aggiornare tutte le note, pensate, quando avete un file aperto, logicamente se aggiungete 10 byte a un file dovreste scrivere sia i dati sia aggiornare le note, quindi dovreste fare due strutture, ma ovviamente nessun file, nessun sistema intelligente fa così. Mentre avete i file aperti tiene queste informazioni in memoria e ogni tanto le aggiorna per essere tranquillo in caso di incidente. Se volete che queste operazioni vengano fatte, basta scrivere sync o chiamare la system call sync e sync aggiorna queste cose. E poi c'è la cache dei blocchi recentemente usati, in modo da poter accedere in tempo memoria ai dati recentemente usati. Poi c'è anche la tecnica che vi ho già detto del prefetching, cioè caricare, se si vede che ci sono dei file acceduti sequenzialmente, ma non solo. Vi dicevo, ora ci sono tecniche per aumentare performance, i guai possono anche succedere. Occorrono meccanismi per riportare i dati di un file system nella forma corrente. Poniamo che il file system sia stato chiuso in maniera inopportuna, caso tipico è una mancanza di corrente, e l'utilizzatore non vuole, sa che avrà una perdita di dati delle ultime operazioni fatte, ma vuole recuperare più possibile e soprattutto vuole riportare il file system in uno stato coerente, perché non è tanto il problema della perdita degli altri dati. Se voi avete un file system incoerente, il danno diventa si espande. Il danno si paga, perché sapete delle strutture dati incoerenti, quando le andate ad osservare potete rovinare ulteriormente i dati. Per esempio, avete un file che è correttamente registrato, ma il blocco del file, un blocco del file è erroneamente conteggiato come un blocco libero, ora avete i dati, quando non appena chiedete l'allocazione del blocco dati per un altro file, è andato su per sopra, cioè viene erroneamente risultato libero. Ok? Questa è l'idea. Quindi abbiamo due possibili metodologie: prevenire e curare. Curare sono meccanismi tipo file system checker, tipico dei sistemi Unix, o ScanDisk. Oppure prevenire, quindi i sistemi basati su tecnologie di journaling. Sì. Perché con FSCK bisogna prima effettuare l'unmount della posizione di un check? Perché so che ad esempio in altri sistemi non è necessario fare l'unmount. Allora, è necessario fare l'unmount perché FSCK sta cambiando la struttura del disco, può cambiarla. E la cosa è difficile lavorare tentare di ripristinare la struttura del file system mentre sono in corso delle variazioni. Lo vuole fare a voce ferma. Non so come facciano gli altri, mi pare alquanto complesso pensare di riuscire a ricreare una coerenza di un qualcosa che nel frattempo sta cambiando. Allora, per esempio, tra l'altro vi consiglio di fare
è pezzo di K meno B la maniera del posto, perché di solito la cosa che viene fatta è pezzo di K e vedete cioè, nella casa più augura va tutto bene, grazie, se no mi dice che ma se c'è una modalità del posto, ma guardate il manuale e fa vedere i vari controlli che sta facendo, i vari step, la serie di 7 step. E dice, ora sto controllando quella cosa, poi controllo quell'altra, poi controllo quell'altra. Allora, una controller è il controllo di coerenza su blocchi. Abbiamo visto che nelle note ci sono i blocchi utilizzati da parte della funzione, quindi o nei primi 10 c'è il blocco, oppure c'è un blocco indiretto con dentro gli altri blocchi e così via. Cosa fa? E poi c'è la bitmap dei blocchi liberi. Cosa fa? Fa in questa fase? Si tiene due vettori, una chiama free e una chiama used. Allora, la tabella free è praticamente ci ricopia la bitmap e mette tutti gli elementi liberi. Per la tabella used scansiona tutti gli inode uno dopo l'altro e man mano che compra all'inizio di tutta zero, man mano che compra un blocco va a sommare uno, cioè qui il file ci fa solo di use il file 1, 3, 5, 9, quindi mette più 1 all'1, al 3, al 5, al 9. Alla fine, fatta questa cosa, si può fare ovviamente con tutti gli altri, se un blocco free più use uguale a 1 va tutto bene, vuol dire che o è libero o è occupato e quindi la situazione è fatta. Se free e use è 0, free più use è 0, significa che quel blocco non è considerato né libero né occupato, significa che in primis nessun file sta chiedendo quel blocco come blocco dati, ma è erroneo che non sia stato contabilizzato per blocchi liberi. Questa sarebbe una incoerenza poco pericolosa. Avremo dei blocchi che non riusciamo a riutilizzare, quindi un po' di disco perso, ma non crea propagazione dell'errore. Free di maggiore di 1. Nel caso abbiamo una lista di blocchi liberi, vuol dire che viene considerato un blocco libero, e questo è ovviamente male, perché vorrebbe dire che se potete allocare, usare come blocco liberi, come blocco occupato, e poi dopo tutto ciò che avete utilizzato, un altro lo può riallocare e scrivere sotto. Allora, mettiamo maggiore uguale lì. È sia libero sia occupato. Mettiamo sì, maggiore uguale. Questo è già un problema di per sé, sia libero sia occupato. Questo è una cosa pericolosa, perché c'è un file, almeno uno, e dice quel blocco è mio, e risulta ancora libero, quindi in una locazione successiva può essere utilizzato. Ma quindi viene messo poi
Il primo che stavo tentando di fare era l'uso di altri strutti in quel blocco. Quindi ha dentro un pezzo di un altro file. È l'unico che può avere tutto. Qui finisce il compito del file system check in questa fase. Perché a quel punto lui rimette le cose a posto dal punto di vista sistematico, quindi è coerente e non genera nuovi danni, ma è stato usato e lo stato fatto, è l'unico che può andare a capire dove è stato il danno, quanto è grave il danno, è l'amministratore del sistema che deve andare a guardare in base a questi file e vedere quali file sono stati eliminati. Poi ci sono tanti altri controlli che fa il sistema, cioè controlla l'ampiezza dei file. Ora un file che è lungo 10 byte non può avere un blocco locale, quindi è sbagliato la diretta che segnala il file. Controlla il numero dei link, perché se no si può rischio di cancellare file che hanno ancora dei nomi. Controlla la, la raggiungibilità, quindi naviga tutto l'albero e alla fine controlla di aver raggiunto tutti gli A-node. Se ci sono degli A-node che non sono raggiungibili nell'albero, significa che sono vaganti. Cosa ne fa di questi file? Le trova? No, non le elimina, magari ci sono cose importanti. No, li mette in vado. No, non le mette in vado, le mette in lo spostiamo in tutte le file system. Io inizio una lettera apposta. Lo spostiamo che in terminologia anglosassone vuol dire utilizzo degli oggetti smarriti. Quello che noi chiamiamo utilizzo degli oggetti smarriti, forse dicono lost and found. Nei file system c'è più anche in quelli fisici. Io ho messo lost and found. Con magari con la commerciale, quindi nei luoghi fisici, nelle stazioni, negli aeroporti, cose del genere. Invece lì c'è il più, ma il concetto è quello, lo spostare. Vengono messi lì, e vengono messi lì, ovviamente si è perso il nome del file, perché vuol dire che hanno ricato tutti i file system, quegli A-node non sono raggiungibili e dice guarda che ho qui questo A-node. Non so, non era tutto il momento di lost con il nome fatto e il numero delle note. Da come nome quello. E quando devi trovare dei file di lost out, l'unico modo è andare dentro a vedere cosa c'è per tentare di capire da dove sono stati presi. Ok. Voi state già facendo il corso di base dati o non posso? Transazione è un concetto chiave delle database. Tutto o niente. Nei database un'idea fondamentale di coerenza è quella di dire le operazioni devono essere fatte in maniera atomica. Quindi se ho una transazione che prende tutti i mesi una certa quantità di denaro o poi dal conto corrente dell'università al metodo di mio personale corrente, se succede qualcosa al sistema non deve mai succedere che venga fatta solo metà dell'operazione, perché deve essere la costo di prendere i soldi dal conto corrente dell'università e metterli nel mio conto corrente. Se no, si ha incoerenza, se può essere felice gli uni gli altri, ma non o la banca, ma non deve succedere. Su file system con Turing si applica un concetto simile. In particolare, che cos'è che rende un file system incoerente? Guardate, diciamo, in maniera più astratta.
alcuni effetti senza che ci sia stata la causa. Cioè, che ne so, abbiamo cambiato il numero di link, ok? E quindi compare il numero di link variato, ma non è ancora stato registrato l'esistenza del file. Ok, quindi troviamo corrente perché quella data sua corrente e una cosa è stata registrata, l'altra no. Perché una è check e l'altra no. Tutte queste cose si possono eliminare se noi facciamo una, mettiamo le operazioni, facciamo in modo che le operazioni siano una sequenza di operazioni, in modo che se c'è causa effetto, non capisci mai che ci sia l'effetto che presenta la causa. E queste operazioni dovrebbero essere inepotenti, cioè se fate due volte, se voi non sapete se avete scritto quel blocco con questi dati, e dico, vabbè, lo riscrivo. È inepotente perché se l'avete già scritto non succede nulla, perché se invece non ne siete certi e lo fate una seconda volta è immediato all'errore. Quindi se riusciamo a fare una seconda operazione inepotente che si può fare due volte e teniamo conto della sequenza, nel caso qualcosa vada storto possiamo partire dall'ultimo punto fermo e fare le operazioni una dopo l'altra, ok? In maniera tale che al massimo rifacciamo da altre parti ma riportiamo il sistema nei modi in uno stato coerente. Questa è l'idea alla base del sistema funzionale. C'è il giornale di bordo e le operazioni di input output non vengono fatte direttamente sul file system, ma vengono fatte sul giornale di bordo e poi man mano riportate sul disco, sul file system. Ogni tanto vengono fatte dei punti fermi, quindi voi arrivate fino a un certo punto nel giornale di voto e dite ok, fin qua è corrente, vi accertate che il giornale di voto venga scritto e quindi c'è tutta la sequenza delle operazioni. Ok, è stato scritto fin qua, è corrente. Incominciate a fare un'altra operazione, ma via corrente, tutto ciò che c'è sul giornale fino al punto in cui siete fermati, che siete certi, corrente, viene fatto più lì e quindi ritornate sul giornale. Tutte le operazioni esistenti, non è ancora state confermate del giornale, vengono semplicemente eliminate. Ok? Quindi a quel punto non avete bisogno di ricontrollare le cose perché al massimo rifate un po' di operazioni che avevate già fatto, ma avete portato in uno stato stabile. Questa è l'idea di giornale. Io direi che sono le 10:25. Tra l'altro oggi adesso devo scappare, che mi aspetta la parte di una scuola superiore a fare orientamento per tardi e di invogliare gli studenti a studiare l'informatica. Non voglio studiare perché male, devo disordere. Io sono un'idea un po' meno buona, cioè non mi interessa avere classi affollate, ma mi interessa avere classi di persone curiose che hanno voglia di sapere come funzionano le cose. Avete qualcosa da dire ai vostri tutti i colleghi? Non so, dicono, ne ho scritto tutte le parole, non lo so.